Papà, vi ricordo questa testimonianza di quest'uomo e come ne parlava bene. Siccome mio padre, insomma, era un uomo abbastanza schivo, riservato, e quando parlava bene di una persona vuol dire che ne aveva un'effettiva stima. Marcello Torre fu per pochi mesi sindaco di Pagani. Fu ucciso in un agguato camorristico nel dicembre del 1980, neppure un mese dopo il tremendo terremoto che ferì la Campania. Poi vorrei un attimo fotografare quegli anni su cui non c'è stata ancora piena luce, che sono quel periodo che va dal novembre del 1980 all'81-82, soprattutto due date, dicembre 80, omicidio di Marcello Torre, aprile 81, sequestro di Ciro Cirillo. Noi ancora oggi paghiamo da un punto di vista politico, economico, istituzionale, quel fiume di denaro pubblico che venne da quella tragedia immane di cui a chi l'ha vissuto l'ha ancora negli occhi. Marcello Torre, il sindaco gentile, come lo definisce un saggio del professor Marcello Ravveduto, è stato ricordato a Palazzo San Giacomo grazie anche ai contributi della figlia Anna Maria e di Paolo Siani. Difficile fare il sindaco in una città che negli anni 70 viene descritta da tutti i giornali, dal Mattino, da Roma e dalla cronaca nazionale, quando arriva la cronaca nazionale, come il Far West. E i vari camorristi raccontati come pistoleri. E il boss principale della città, Salvatore Serra, detto Cartuccia, che nasce come Salvatore Sparaspada.